Più di 2 tonnellate d'avorio distrutte in piazza davanti a una grande folla. La Thailandia per la prima volta dichiara ufficialmente guerra al commercio illegale di questo materiale prezioso, che ogni anno mette a rischio gli elefanti. A Bangkok si è tenuta una vera e propria cerimonia, in cui 2.155 kg di zanne grezze sono state messe in una pressa industriale e poi incenerite, a dimostrare che il governo thailandese è determinato a combatterne il traffico e a conformarsi alle regole internazionali. Per anni gli ambientalisti hanno denunciato il lucroso commercio nel paese e finalmente vedono riconosciute le loro proteste. Il traffico d'avorio è stato proibito nel 1989 da una convenzione internazionale, ma molti in Asia hanno continuato a commerciarlo illegalmente. Avorio e altre parti del corpo degli elefanti sono da sempre usati per costruire ornamenti, talismani e nella medicina naturale. Di recente la polizia thailandese ha sequestrato diversi carichi, alcuni provenienti anche dal Kenya e dal Congo, e diretti in Laos e altri paesi asiatici. Ma adesso si spera di voltare pagina.